Thiago Motta gli ha concesso 45 minuti nella prima uscita stagionale con il Norimberga, ma Dusan Vlahovic non ha saputo approfittarne. Il centravanti serbo, rientrato da poco dalle vacanze post-europeo, ha trovato il modo di sbagliare un calcio di rigore. Niente di irreparabile, dal momento che si trattava solo di un amichevole, ma l'errore non ha certo contribuito a far scoppiare la pace tra l'ex attaccante della Fiorentina e una buona fetta di tifosi bianconeri. Che rimane fermamente convinta che il nativo di Belgrado, nonostante nel gennaio 2022 passò alla storia come uno degli acquisti più costosi della storia del club, non sia il giocatore giusto per riportare in alto la signora. L'avventura torinese di Vlahovic finora è piena di luci e ombre, l'exploit nelle prime partite, poi un lento calo ed infine la fastidiosa pubalgia che gli ha impedito di trovare continuità a livello realizzativo. La speranza è che il serbo possa trarre giovamento dal gioco di Motta, diverso da quello del predecessore Allegri, e che potrebbe fare al caso suo. Accordo quinquennale per Vlahovic, rinnova il gioiellino dell'Atalanta omonimo di Dusan. In ogni caso Vlahovic non andrà via da Torino, sarà lui il centravanti titolare della Juventus nella prossima stagione, in attesa di capire se in questo nuovo corso potrà rilanciarsi. Resterà a Bergamo anche il suo omonimo Vania, gioiellino dell'Atalanta Under 23. È notizia di ieri che il giovane attaccante classe 2004 ha rinnovato per altri 5 anni con il club bergamasco, che ha così dimostrato di credere in lui. Vania Vlahovic, cresciuto come Dusan nel Partizan di Belgrado, lo scorso anno ha realizzato addirittura una tripletta contro i pari categoria della Juventus. Le offerte non gli mancavano, Las Palmas, PAOK e Genk, ma come riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, l'Atalanta non ha voluto cederlo. Juventus, giuntoli a caccia del vice Vlahovic, spunta anche Broia dal Chelsea. La Juventus continua a muoversi sul fronte calciomercato e dopo aver messo a punto gli acquisti di Azic, Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram e Cabal, i bianconeri sono alla ricerca di un vice Vlahovic. Se a centrocampo la situazione è già avviata, in attacco c'è bisogno di un nuovo innesto, visto che Arkadiusz Milik ancora infortunato è in uscita. Giuntoli cerca, quindi, un profilo capace di destreggiarsi sia come prima punta, che come jolly, nei vari reparti offensivi del campo. La parentesi di Milik con i bianconeri sembra destinata a concludersi e la Juve si sta muovendo per il vice Vlahovic, visto che Thiago Motta ha già salutato Moise Kean partito in direzione fiorentina e il polacco non rientra nei piani della Juve. L'attaccante ex Napoli, infatti, è in uscita dai bianconeri e giuntoli sta cercando di liberarsi dai 3,5 milioni di ingaggio percepiti dal 30enne. Punto. Idabroi Lunga ha nel mirino del club bianconero, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci è finito anche il centravanti di proprietà del Chelsea Armando Broia. I Blues, al momento, stanno cercando di piazzare l'albanese a titolo definitivo, anche se non si registrano offerte. Questo potrebbe, quindi, giovare alla Juventus, tanto che giuntoli potrebbe avanzare una proposta di prestito con diritto di riscatto al club inglese. C'è, poi, da sottolineare che la nazionalità del classe 2001 gioca a favore dei bianconeri, visto che Broia andrebbe ad occupare lo slot extra, destinato a giocatori albanesi o inglesi. Le altre piste non solo Broia. Negli scorsi giorni i bianconeri avevano sondato altri nomi per l'attacco.
Una pista che resta calda è quella che porta al centravanti del Napoli Raspadori, che potrebbe essere inserito in un clamoroso scambio con Chiesa. Negli ultimi giorni, poi, alla Juve è stato accostato anche il nome di Nico Gonzalez, che potrebbe lasciare Firenze. I dirigenti viola lo valutano, però, circa 35 milioni di euro. Giuntoli potrebbe comunque sfruttare la carta McKennie come contropartita. Un'altra alternativa è il giovane Maximilian Beyer dell'Hoffenheim, che ha concluso la stagione con 16 reti in 33 presenze in Bundesliga. Anche Matteo Retegui è stato sondato, ma il Genoa ha sparato altissimo, chiedendo 40 milioni di euro. Polpo Juve per la Next Gen? Quattrocchi ha firmato. Thiago Motta non può proprio lamentarsi in questa sessione di mercato. Cristiano Giuntoli, infatti, ha già chiuso colpi veramente importanti per il destino della squadra, a partire dal centrocampo, dove sono arrivati nomi pesanti come Khéphren Thuram e Douglas Luiz, che potrebbero avere un impatto importante per gli obiettivi della società torinese, oltre a Juan Cabal e Michele Di Gregorio. Nelle ultime settimane, abbiamo visto come la Next Gen, la selezione Under 23 della Juventus che milita in Lega Pro, sia stata molto utile per costituire un tesoretto importante per rinforzare la prima squadra. Calciatori come Solé e Wiesen sono cresciuti moltissimo a partire proprio da lì e sono stati rivenduti per quasi 60 milioni di euro. Ora la società ha acquistato un altro giovane, con la possibilità di farlo crescere proprio in Next Gen. Juan Ignacio Quattrocchi è un nuovo calciatore della Juventus, ma per il momento non vedrà la prima squadra, piuttosto inizierà il prossimo campionato con l'Under 23. Arriva dalle Studiantes, lì dove ha mosso i primi passi in carriera. Quella in bianconero sarà la sua prima esperienza in Europa, dato che si tratta di un classe 2004 dalle grandi speranze. Parliamo di un mancino di qualità, ancora totalmente da sgrezzare nelle dinamiche tattiche e di gioco, che ama agire da trequartista, seconda punta o come esterno d'attacco, partendo per lo più dal lato destro del campo. Ha anche a disposizione una buona struttura fisica, visto che è alto quasi 180 cm, ma con margini importanti di miglioramento a livello muscolare. L'argentino, con passaporto italiano, ha già firmato il nuovo contratto fino al 2029 ed è arrivata anche l'ufficialità. Cercherà subito di imporsi in Lega Pro, magari per strizzare l'occhio anche a Thiago Motta. I tifosi sperano che sia un nuovo Solé, ma ora è tempo di ambientarsi e capire il calcio italiano.